남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 삐자 삐자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, dopo un botto di tempo, un botto di mesi e in HD. Se sono mancata, chi mi segue su Instagram lo sa, se non lo fate ancora fatelo, rimediate subito perché nelle storie vi tengo molto più aggiornati che su YouTube. Mi è mancata la videocamera, è venuta a mancare la mia Canon 600D che mi ha accompagnato per oltre 6 anni di video qua su YouTube e quindi sono rimasta diciamo bloccata non potendo più registrare proprio perché non avevo più videocamere. L'unica videocamera che avevo, cioè che aveva mio fratello, me l'ha prestata per un giorno e non ho potuto fare altri video insomma oltre a quello che avete visto su Instagram. Dopo un sacco di giorni di amarezza, tristezza e depressione finalmente sono riuscita ad avere lei, amore mio, ti sto guardando, sei stupenda, sposami! Finalmente ho preso la Lumix GH5, sono veramente gasata, è qualcosa di spettacolare, i video peseranno quanto un elefante, però chi se ne frega. Siccome sono in ritardissimo e questo è il primo video che faccio con lei, quindi non so neanche come andrà, avevo intenzione di fare un velocissimo mi preparo con voi e quindi mi metterei subito all'opera perché sono in ritardo, la Sara sta arrivando, dobbiamo uscire a fare delle commissioni, quindi mi devo praticamente sbrigare. E la cosa figa è che finalmente vi posso far vedere i prodotti facendo questo, facendoli vedere da vicino, cosa che prima non potevo fare perché non aveva il fuoco automatico la 600D, non aveva niente e me la faceva andare bene ed è andata bene, poi è morta, vabbè, pace all'anima sua. Utilizzo anche il pennello di Anastasia Beverly Hills, il pennello di Anastasia Beverly Hills, il 7B che mi sta piacendo moltissimo, è lui, è favoloso. Che bello questa cosa dello zoom, è favolosa, tutto favoloso. Sono gasatissima, mio Dio, mi sembra strano tornare a far video. Guardate che è un'astinenza, cioè ve lo giuro, mi siete mancati tantissimo, mi è mancato tantissimo registrare. La cosa buffa è che parlavo da sola perché non potevo parlare con nessuno, non potevo registrare. E quindi quando mi truccavo facevo finta di fare video, raga, è tipo veramente una drogata, cioè ero lì che dicevo allora adesso vado ad applicare questo correttore, adesso vado ad applicare questo fondotinta, adesso mamma mia, una pazza. Comunque la mia vita sta procedendo molto bene, me lo avete chiesto in... ma cosa sono ste spalline, mi fanno tutta strana. La mia vita sta, io vorrei una specie di, non so, un ma magari se spengo l'umidificatore, ecco. Ok. Oh my god, I'm so sorry. Vado a mettere il cerchietto perché non riesco a truccarmi, se no. E l'ho messo anche al contrario. No, tesoro, le orecchie vanno davanti. Dicevo, la mia vita sta procedendo molto bene. Sto vivendo questa vita da single. E sia io che Andrea, infatti me l'avete chiesto, come va col Pini, se ci sentiamo, se ci vediamo. E ragazzi, siamo rimasti in ottimi rapporti, come ve lo devo dire, per me è quasi normale dirlo, cioè mi dicono ah ma lo vedi ancora, io sì, raga, abbiamo condiviso 9 anni della nostra vita e l'abbiamo finita in modo non pacifico di più, cioè come due persone adulte. E non mi fa per niente strano dirlo, cioè mi fa strano più vedere la reazione delle persone perché sembra che ogni relazione debba finire in modo brutto. Cioè, come se gli ex si devono odiare a prescindere o le ex si devono odiare a prescindere. Io gli auguro tutto il bene del mondo e lui lo sa. Io gli auguro di trovare una ragazza e lui lo sa. E spero che si auguri la stessa cosa, ma già lo so perché ce le siamo comunque dette le cose. E anche se sa che le teste di cazzo che ci sono in giro al giorno d'oggi sono parecchie. E su questo ve lo posso confermare perché ho avuto diverse esperienze di persone molto pazze, psicopatiche, dici oh mio Dio, ma chi me lo fa fare di uscire con l'essere umano maschile, quindi col genere umano maschile, quindi sì, diciamo che in questi mesi mi sono data la pazza gioia uscendo sempre con la Sara, con Cindy, con Anto, diciamo che mi sto godendo di più gli amici, è la cosa più importante, non che prima non lo facessi, però quando normalmente si ha una relazione si tende a non calcolare molto le amicizie, si tende a non uscire più spesso anche per rispetto del partner. Adesso vado ad applicare il correttore, questo è il trucco che faccio velocemente tutti i giorni quando non ho sbatti di truccarmi, utilizzo questo qua di Nabla che è il loro correttore close up
E no, scherzavo, questo lo utilizzo praticamente in questa zona e per le sopracciglia. Ultimamente sto utilizzando questo e mi sta piacendo tantissimo di Isenberg, il Precision Concealer numero 01, il più chiaro, che è rosato e sembra strano come correttore, nel senso che dici, ma un correttore rosato per le occhiaie? Raga, vi giuro, mi annulla tutto e mi, come si dice, mi illumina tantissimo il contorno occhi, togliendo questo effetto grigio. Cioè, mi piace veramente tanto. In più non va neanche tanto nelle pieghette, ovvio. Ultimamente sto fissando tantissimo il correttore, perché, specialmente come dicevo, se vado a far serata, così col caldo si suda e va in tutte le pieghe possibili e immaginabili. Però normalmente può essere anche non fissato perché rimane lì. Mi sono anche uscito un sacco di lentiggini sul naso e ogni tanto le lascio, cioè nel senso non mi metto il fondotinta qua. Oggi vediamo come sono messa. Ecco, poi faccio questa cosa con lo scovolino scaricato. Vado a contornare le sopracciglia, sia sopra che sotto. Ok. Voi come ve la passate? Che avete fatto in mia assenza? Che avete guardato in mia assenza? Quali YouTuber avete seguito? Quale video vorreste vedere? So che adesso che ho la videocamera nuova, non ho più scuse, sarà anche più facile fare il. Ho sistemato anche tutti i trucchi, quindi vi posso fare la make-up station. Cioè, la cameretta è uno schifo, questa camera dei video, il mio studio è uno schifo. Però farvi vedere quello che ho nei cassetti, come l'ho organizzato, bravissimo, ve lo posso far vedere. Perché adesso c'è l'autofocus ed è una meraviglia girare i video. Poi passo. Non ho già più voce, fantastico. Ultimamente sto utilizzando la Shade in Light di Kat Von D, la palette quella del contouring e la lighting. Come vedete è super bucata, super sporca, non giudicate. Utilizzo questi due colorini qua per fissare la palpebra e a volte lo utilizzo proprio anche come contorno occhi. Ed è una bomba, cioè non mi secca il contorno occhi. Volevamo andare, io e Sara, perché la sto aspettando, volevamo andare all'OVS a vedere se da Makeup Revolution avevano messo le maschere, quelle che mi ha fatto in collaborazione un blogger in collaborazione con Makeup Revolution, che sono delle maschere all'anguria, cocco e vaniglia, tutte strane, insomma, e mi ispiravano tantissimo da malata di maschere quali sono, volevo ovviamente acquistarle, provarle, però mi sa che non ci saranno. Poi utilizzo lui che l'ho finito e fin quando scriverà lo utilizzerò. Sto utilizzando il roller liner, quello di Benefit, mi sta piacendo tantissimo. C'è un piccolo problema, ma esistenziale, che è la punta. Ogni tanto, quando iniziate a scrivere, è stupendo. Quando poi andate a fare la lineettina e la continuate, lui finisce, cioè proprio lui smette di funzionare e vi spacciucca tutto in giro, quindi siete costrette a chiuderlo, aspettare un po' e ricominciare perché il feltro si secca. Oppure dovete utilizzare una superficie, cioè tipo non il palmo della mano, utilizzo l'unghia perché è liscia, piatta e non assorbe. Vado a piegare il feltrino sull'unghia e poi pucciare la punta del feltrino col nero che la parte iniziale ha rilasciato. Insomma, spero mi abbiate capito. Perché la punta si asciuga subito e che palle, non ho ancora trovato un eyeliner a penna che abbia la punta bella scrivente. Comunque, ultimamente seguo la linea della rima inferiore, quindi vado, la continuo praticamente, per poi congiungerla al resto dell'occhio. Faccio una roba veramente così brutta. Poi prendo l'occhio e lo tiro, mi posso anche avvicinare perché lui mette a fuoco, fantastico. Prendo l'occhio, lo tiro e continuo. Intanto che si asciuga l'eyeliner, sempre con la Shade and Light e un pennellino molto piccolino, vado a fare la cut crease leggerissima, quindi mi vado a contorizzare l'occhio per dargli un po' più di profondità. Ho fatto proprio una pausa generale dal make-up e mi manca tantissimo, quindi non vedo l'ora di tornare, a parte oggi che era un video tipo "Ehi, ciao, sono viva, tornerò presto". Gli altri poi saranno un po' più strutturati, un po' più carini. Mi sta piacendo tantissimo Black Mamba, ma mi piace già da parecchi mesi perché, come vi ho detto, è il mascara che ho utilizzato negli ultimi mesi perché avevo il tester, diciamo, da provare, me l'aveva fatto provare Cindy e mi era piaciuto veramente, veramente tanto. E quindi sono contentissima di dirvi che finalmente potete acquistarlo. È lui, Black Mamba, quello che mi vedevate nelle storie con queste ciglia pazzesche. Aspetto che si asciuga, beluga.
Tolgo la parte finale delle ciglia, mi raccomando, quando applicate le ciglia finte, tagliate sempre la parte finale, non iniziale, perché la parte iniziale è fatta apposta dal pelo più corto al pelo più lungo per non darvi l'effetto ciglia finta, proprio per far vedere che sono, che vanno a scalare come le vostre. Quindi se le tagliate all'inizio vi partono già lunghe e si vede un sacco che sono finte. La colla che utilizzo è la mia preferita della vita, Huda Beauty Lash Glue, quella nera. Io ne stendo pochissima sul dorso della mano, così con la pinzetta e le ciglia vado a sporcare praticamente la banda nera con la colla. Cosa faccio? Poi l'appoggio, la sistemo, cioè tac, già fatto. È talmente appiccicosa come colla che non dovete neanche stare a impazzire per farla incollare. Passo adesso con l'applicazione del fondotinta e utilizzo gli Slay the Game nelle tonalità 03 Norma e 02 Marlene. Marlene, mi viene in mente la mela. Marlene! Comunque, questi due, che sono questo lo 03, che è un po' più scurino, e questo lo 02 un po' più bianco, un po' più chiaro. E lo vado a distribuire senza olio, senza niente, perché prima ho usato un sacco di crema idratante, quindi ho la pelle bella morbida. Però se avete la pelle secca vi consiglio il Flow Mix o il Dew Mix, che sono fatti apposta per questo tipo di fondotinta. Setto il tutto con queste due ciprie compatte. Sempre con la palette di Kat Von D utilizzo questo colore qui e vado a scolpire il mio viso. Utilizzo poi la palette Cheek Leaders di Benefit, che mi sta piacendo veramente tanto. Come vedete, Tickle è qualcosa di spettacolare, però anche lui è fantastico, che è Dandelion, il mio blush preferito di Benefit, perché è l'unico che mi sta veramente bene, non è troppo. Infatti ne vado a mettere tantissimo perché non scrive come gli altri blush, cioè non è invadente come gli altri blush, è proprio il classico colore da bianca cadaverica arrossata. Voglio utilizzare una chicca che mi è arrivata da Lottie London. Mi è arrivato questo pacco, ve l'ho fatto vedere anche qua su Instagram, con un sacco di prodotti Lottie, tra cui palette, una rotta e un sacco di prodotti occhi per illuminare, i lip foil, gli eye foil che utilizzerò adesso, tipo questo qua metallico, questi che sono spettacolari, sono dei gloss con dentro un sacco di glitter cicciotti bellissimi, insomma veramente tante tante cose. Però oggi volevo utilizzare lui perché, ad essere onesta, lo stavo per comprare, ma ogni volta che andavo all'OVS non c'era mai il prodotto in vendita, ma c'erano tipo i tester mezzi finiti. È un ombretto in crema super pearlescente che potete utilizzare proprio come ombretto o come punto luce per gli occhi. Infatti adesso lo andrò a stendere proprio così. Wow, che buono! E procedo poi con l'applicazione della Velvet Ink nuova di Mulac, che è Mistress, quindi applico Mistress. Questa è la Velvet Ink Mistress, colore bellissimo, proprio vinaccia, e lo vado a stendere. Terminata l'applicazione, è stata un parto perché avevo sbordato troppo, ho dovuto cancellare e poi rifare. La Sara sta arrivando e sono finalmente pronta, non devo fare niente di che, però almeno sono truccata, ho parlato un po' con voi, ho ancora tanto da dirvi, quindi non vi preoccupate, vi racconterò presto tutto quanto, vi farò tanti video dove vi spiegherò diverse cose, farò tutti i video che volevate vedere e che mi chiedevate in passato finalmente. Spero che questo video, insomma, di inizio dell'anno, perché oramai sta iniziando l'anno per me adesso con i video, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, e fatemi anche qua sapere qualsiasi cosa, insomma fatemi sapere se vi piace la videocamera, se vi piace la qualità, se, non lo so, devo ancora capire, devo ancora imparare, insomma può dare ancora di più questa videocamera, ma sto imparando. E io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!